Ragazzi, oggi è altra giornata Rossi e appena arrivati nel primo posto, da Rossi, buono, eccole qua. Ecco qua subito la prima famigliola. Quello un po' più bruttino della famiglia, ma sempre bello. Sono sul ripido e devo fare attenzione che non rotolino giù, così incominciamo a posarli qua. E andiamo a prendere la bombetta. Che bel patatone questo. Bello, eh? Quanto sono belli i rossi primaverili. Poi andiamo a prendere invece il papà della famiglia, che è anche il primo che ho visto. Eccolo qua. Bel patatone. Bello. Bene. Muy bien. E dopo un po', senza trovare niente, ho girato tanto, tanto, tanto. Penso di farla buona oggi invece. Dopo aver trovato qui i primi quattro, più niente. Però finalmente adesso c'è una bella boccia. Ma bella veramente. Bene. Dai. Bastano ancora 3 o 4 e sono a posto. Eccoci qua in pieno sole. Un bel rosso. Una bella patata. Ovviamente il colore è un po' sbiadito. Però. Guardate che bello. Bene. Eccoci qua. Questo era tutto sotto, l'ho già scoperto. Guardate che bombetta. Mazza, che bombetta che è questa. Bella, bella, bella. Subito dopo quello ho lasciato lo zaino e ho girato un po' attorno. Ecco qua. Guardate questi come si sono nascosti. Uno. Questo, ragazzi, tolgo due mani perché non riesco con una sola. E alla fine questa scheletta si è rilevata molto, rivelata molto buona, perché subito dopo quegli altri due nascosti c'è lui e poi c'è il fratello, quello bello. Aspetta, sto fermo lì. Eccolo qua. Oh, che fungo. Che fungo. Spettacolo. Spettacolare. Guardate che meraviglia. Dai che la giornata si sta aggiustando. Bene. Che bel bombotto. Bello. Bello lui. Passo nuovo. Cioè,
cambiato posto, non sono più dove ero prima. Qua ci sono passato 2 giorni fa. E guardate qua. Cosa c'è? Bello. Un po' mangiucchiato, però va bene. Sono faticati questi funghi. Vi assicuro che sono faticati. È un difficile sto bosco. Un bocciottino piccolino. Bello. Altro posto, praticamente il secondo dell'ultimo video che avevo pubblicato. E niente, anche qua poca rinascita. Adesso ho trovato lui. Bello. Ma le temperature si sono alzate troppo in questi ultimi 3 giorni per i rossi. E il terreno direi che si è anche abbastanza asciugato, quindi poca rinascita per quello. Però almeno i red giovani sono sempre belli. Stavo facendo di corsa questo sentiero perché è cominciato a piovere un pochettino. E tanto l'altra volta in questo bosco non avevo trovato niente, che invece l'anno scorso aveva regalato gran belle bombazze. E adesso mi sono inciampato su di lui. Eh sì, una bella bombazza. Bello, bel rosso. Peccato che ci sia solo lui.